Capite? Allora, che questa serie sia buggata, che questa serie sia buggata, lo si capisce dal fatto che la Roma è prima in classifica con una squadra sicuramente importante, ma che non è a livello di Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United. Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale in questo nuovo episodio della Superlega, che è anche il penultimo della serie in cui giocheremo tre partite e poi quattro per completare le ultime 7 giornate del campionato. Insomma, una stagione non semplice, lo sapete, però una serie che avete supportato al massimo e vi ringrazio per questo. Un episodio in cui bisogna quagliare e magari portare a casa dei risultati anche più positivi rispetto alle tre sconfitte su tre tristissime dello scorso episodio. Ma prima di cominciare, io come sempre vi ricordo di lasciare un mi piace per supportare questo video e la serie in generale, di iscrivervi al canale, c'è anche la grafica qui in basso per restare sempre aggiornati, attivare la campanellina per non perdervi mai e poi mai i video. Oltretutto, seguitemi su Instagram per rimanere più in contatto con me e sapere quando usciranno i video, perché è sempre molto importante. Vi dirò anche un'altra cosa tra pochissimo, vi parlerò di un sito che vi lascio qui sotto in descrizione, ma prima devo per forza presentarvi l'episodio e anzi, prima di presentarvi l'episodio, darvi una notizia molto positiva, ma che dobbiamo affrontare con concentrazione e tranquillità in questo caso, a differenza di ciò che abbiamo fatto proprio nello scorso episodio, perché venite con me in ufficio, giocatore ristabilito, il Kun. Tuttavia, tenga presente che potrebbe andare incontro a una ricaduta. È già successo, quindi noi proviamo ad evitarla questa cosa in questo episodio. Avete già visto il Paris Saint-Germain, che sarà il nostro primo avversario di questo episodio. Poi Manchester United e Atletico Madrid. Di conseguenza, Barcellona e Milan nel prossimo episodio. Le partite sono due, non quattro. Non so il mio cervello che cosa abbia collegato. Probabilmente perché c'era il discorso Champions League, che ovviamente noi non giochiamo, non consideriamo, già lo sapete. E quindi mi sono fatto fuorviare, come dicono quelli bravi, da questo aspetto qui. Detto questo, però, prima di andare a giocare contro il Paris che vedete in grafica, ci spostiamo proprio sul sito di cui volevo parlarvi, Bidoo. Allora, perché Bidoo è entrato nella mia vita sostanzialmente? Perché io ho la sfortuna di avere un joypad che ho quasi distrutto in questi anni e quindi me ne serve un altro. Però onestamente non ho intenzione, mi capirete, di pagarlo 70 euro. Anche perché sta per uscire la PlayStation 5 e non mi converrebbe nemmeno. Quindi, smanettando su internet, ho trovato questo sito che permette, che vi permette di acquistare prodotti che siano joypad, PlayStation, PlayStation Card, abbonamenti, ma qualsiasi prodotto della tecnologia, non soltanto nel mondo Sony, no? E quindi vi parlo di tablet e altri prodotti. Vi permette questo sito, vi dicevo, di acquistarli a prezzi bassissimi. E li state vedendo dietro di me, sono prezzi davvero abbordabili, convenienti. E voi vi chiederete: Fede, ma è affidabile Bidoo? Assolutamente sì, altrimenti fidatevi, non ve lo consiglierei. C'è un qualcosa di fondamentale, però, che vi spiegherò man mano che andiamo avanti con la presentazione del sito. Ed è la descrizione. È fondamentale perché c'è un link che vi permetterà di iscrivervi a Bidoo e di avere gratuitamente, sottolineo gratuitamente, 10 puntate. Queste puntate saranno fondamentali per acquistare un prodotto. Perché? Come funziona il tutto? Un qualsiasi prodotto, ipotizziamo proprio questo joypad, viene messo in vendita praticamente, in asta, si creano delle aste sul sito ad un centesimo. Ogni volta che qualcuno punta, e quindi qui torniamo alle puntate, 10 gratuite dal link in descrizione che vi lascio e che vi consiglio di usare per iscrivervi, ogni volta quindi che qualcuno punta, il prezzo si alza di un centesimo. Chiaramente, se non punta nessuno, il prezzo resta quello lì. Quindi ipotizziamo che troviate un joypad a 2 euro e 20. Puntate voi, poi non punta nessun altro e voi vi portate a casa il joypad a 2,20 euro. Inoltre, se vi capitasse di interessarvi ad un prodotto particolarmente ricercato e quindi vi accorgete che il prezzo aumenta vertiginosamente perché magari ci sono tante persone che lo ricercano e non volete rischiare, ma al tempo stesso non volete neanche passare tutta la giornata davanti al computer a contropuntare le puntate di qualcun altro, c'è anche l'opzione sul sito di mettere l'autopuntata. Quindi, non so, voi avete appunto queste 10 puntate, automaticamente, ogni volta che qualcuno risponderà alla vostra puntata, voi ripunterete, ripeto, automaticamente. Ovvio che una volta che avrete finito le puntate, quel prodotto non potrà più essere preso e quindi dovrete ripagare per avere altre puntate. Però intanto
quello che vi dico io è che in descrizione vi lascio questo link che vi è fondamentale, perché 10 puntate sono gratuite e potrebbero già bastarvi per portarvi a casa tanti tantissimi prodotti che sognavate o comunque che vorreste portarvi a casa a prezzi bassissimi. Insomma, il mio consiglio è questo qui e vi dirò di più, vi autorizzo a mettere in pausa il video a questo punto e a volare in descrizione, perché magari c'è un prodotto che volevate da tanto tempo e quindi non sapevate come portarvelo a casa. Detto questo però, se avete già acquistato il vostro prodotto o comunque non vi va e accettate più tardi, guardatevi, godetevi questo video, perché adesso, nonostante il joypad che dovrò per forza di cose andarmi a recuperare anch'io il prima possibile subito, facciamoci bastare questo di joypad, non diamogli troppe colpe se poi perdiamo le partite, perché tanto c'è FIFA a cui dare le colpe se perdiamo eccessivamente e in modo sospetto le partite. Andiamo in campo, io sfodero il mio quadernino per ricordare chi sarà il nostro avversario, perché stiamo per andare a giocare contro il Paris Saint-Germain di Gabriel. Ci ha sconfitto il buon Gabriel all'andata, me lo ricordo, perché fu una partita un po' particolare, ecco, per usare un eufemismo. Ma adesso mettetevi comodi e godetevi questi tre scontri fondamentali che ci porteranno alla conclusione di una stagione, ripeto, difficile, perché siamo a metà classifica, esattamente a metà classifica, al decimo posto, a meno 3 proprio dal Paris, che ha anche una partita in meno rispetto a noi, quindi dobbiamo assolutamente vincere per agganciarli potenzialmente in classifica. Ed eccoci qui al Parco dei Principi, avete visto la splendida panoramica sullo stadio del Paris Saint-Germain. Tra l'altro stavo anche pensando, ragazzi, che questo è l'ultimo episodio che esce prima dell'inizio del nuovo campionato di Serie A, quindi in bocca al lupo a tutti per la nuova stagione, che secondo me, visto che ho fatto un pronostico settimana scorsa sul canale, favorirà un po' l'Inter. Ecco, mi sono sbilanciato prima nel pronostico appunto della classifica dicendo che secondo me l'Inter vincerà lo scudetto, poi successivamente in questa settimana, e ve lo lascio qui sopra nelle schede, è uscito proprio un approfondimento sui nerazzurri assieme a Gianluca Rossi, che come sapete è un giornalista, perché non lo sapesse, un giornalista che segue da molti anni, 33 anni addirittura, l'Inter da vicino, facendo l'inviato e lavorando insomma in televisione a Tele Lombardia nello specifico, ma anche un canale su YouTube. Abbiamo fatto questo approfondimento molto interessante in cui ci ha raccontato degli aneddoti e ci siamo divertiti. So che non tutti quelli che stanno guardando il video si sono goduti quest'altro video che è uscito nello specifico martedì, quindi vi invito a godervelo perché, vi ripeto, merita davvero tanto. Nel mentre avete anche visto il Paris Saint-Germain in grafica, adesso tocca a noi, perché ovviamente c'è leggero turnover in casa Rangers. Buffon è confermatissimo tra i pali ed eccolo qui. Poi Amian, Van Dijk, Koundé e Tierney in difesa, con Agi a guidare il centrocampo al posto di Pellegrini. Arrigo e Vidal ci sono, così come c'è Dybala, ma non c'è chiaramente il Kun, che parte dalla panchina, anzi no, peggio, non viene neanche convocato, meglio più che peggio, perché poi si fa male e non va bene. Quindi dentro Gnabry e Morelos davanti, e vado anche a chiarire una volta per tutte, mi auguro, la pronuncia di Serge Gnabry, che è la seguente. Anche io pensavo si pronunciasse Gnabry, ma non è così, l'ho scoperto ascoltando un certo Marianella, che forse di pronunce internazionali ne sa un po' più di noi. Detto questo, sul pallone c'è Choupo-Moting, è cominciata Paris Saint-Germain Rangers. Rangers che tornano in possesso, Vidal da Agi, dentro subito per Arrigo. Vidal tra le linee, servito, ma la palla è sempre buona per il centrocampista che serve Dybala. E Alisson mette in calcio d'angolo, primo vero squillo di partita, che è per noi, ma è sempre 0-0. Parte con il destro Vidal verso Van Dijk, ma la prende Dybala! E siamo contenti lo stesso, perché la mette in porta il più piccolino in area di rigore, ha la meglio su tutti e fa 1-0 per i Rangers. Grandissimo gol di Paolo Dybala, che ha staccato con i tempi giusti e ha messo dentro l'1-0. Nainggolan lascia lì Amian, poi tocca dentro per Choupo-Moting, Buffon, e si riparte così. Riccardo Pereira ricomincia da Gueye, vuole andare, poi trova dentro Choupo-Moting, di sponda due volte, Koundé di testa, fa l'assist a Nainggolan che la mette sul fondo. Adesso è un momento di sofferenza, adesso bisogna stringere i denti, forza ragazzi. Finta e controfinta, poi affida a Pereira, dentro per Kessié, limite, calcia subito e Buffon prende anche questa, poi esulta. Bisogna tenere palla lontana dalla nostra area di rigore. Lo facciamo bene perché c'è Kent in contropiede. Lo insegue Acerbi. Non lo prende Acerbi. Kent è passato. Cerca di rientrare. Poi la sponda saggia per Agi, che vorrebbe calciare. C'è pure Insigne, forse fuori gioco. Senza forse.
con il 24 che si è anche fatto male, ma con l'1-0 che tiene nel momento più caldo della partita, al 91esimo. Insigne sta male, ci penseremo poi. Ormai siamo abituati, è triste dirlo, ma abbiamo praticamente un infortunio a partita, almeno un infortunio a partita. Qui anche un brivido a partita, forse di più oggi, ma mancano 30 secondi alla fine, che ormai sono 20, che ormai sono 10, ormai è finita. I Rangers battono il Paris Saint-Germain in casa dei francesi. Basta e avanza il gol di Dybala nel primo tempo. È una vittoria pesantissima, quella dei ragazzi di Glasgow in casa di una squadra che aveva 3 punti in più di noi e che potrà comunque tornare a più 3 perché è una partita in meno, però per il momento abbiamo vinto noi e diciamo che oggi abbiamo avuto molta più fortuna di quanto non abbiamo avuto nelle 3 partite che abbiamo perso e che avete visto, soprattutto il derby contro il Celtic. Andiamo avanti, voltiamo pagina perché dovremo affrontare un'altra grandissima squadra, forse anche più pericolosa rispetto alla Paris. Per quanto mi riguarda direi senza forse, perché si tratta del Manchester United allenato da Oreste, ma è un Manchester United che adesso vediamo come è messo in classifica, perché all'andata fu una grande partita, mi auguro che ve la ricordiate. Sono 13esimi, quindi sono messi peggio di noi, almeno in teoria, però lo sapete quanto conta 0 la classifica in questa serie. Roma addirittura più 10 sul Real Madrid, stagione incredibile dei giallorossi. Facciamo gli allenamenti e poi andiamo a giocarci la seconda e penultima partita dell'episodio. Buon pomeriggio dal Teatro dei Sogni, benvenuti ad Old Trafford, nella casa di Oreste, nella casa dello United, in un match importantissimo. Per il semplice fatto che vogliamo chiudere con il sorriso, non solo questo episodio, come piace dire a me, ma la stagione. Una stagione sì travagliata, complicata, in cui ce la siamo presa spesso e volentieri con FIFA, ma vogliamo chiuderla bene. E quindi per farlo bisogna vincere partite pesanti, importanti, come quella contro il Paris, che abbiamo vinto qualche giorno fa, come quella che sogniamo di vincere oggi. Avete visto già qualche volto? Torna il Kun, che torna ufficialmente al 100% e quindi è della partita dal primo minuto. E poi avete visto la coppia illegale in attacco nel Manchester United. Ciro Immobile, che all'andata ha fatto tripletta e ha segnato in qualsiasi modo. E poi un certo Messi, non so se lo conoscete. Lancio verticale per Messi. Si torna da Florenzi. Ancora Messi. Riesce a crossare con Van Dijk in zona Lingard. Poi ancora Immobile, si gira Kimpembe, non è finita, Immobile resiste, è un carro armato, poi Mbuka, per Messi al centro, cos'è successo? Ha segnato lo United, ma io vi assicuro, intanto è fuori gioco, ma io vi assicuro che non ho toccato minimamente il tasto centrale, quindi siamo passati a Buffon senza senso. Abbiamo rischiato di prendere gol in questo modo, anche in questo modo, in una stagione in cui davvero è successo di tutto. Arriva anche prima di Lingard. I Rangers vogliono ripartire con Dybala, va dentro il Kun, Gnabry lo vede e lo fa viaggiare, Hernandez su di lui, Agüero con il destro, torna dall'infortunio e spacca la porta per il vantaggio dei Rangers, 1-0 in casa dei Red Devils con un grandissimo gol di Sergio Agüero, come un derby per lui, botta pazzesca sulla quale Donnarumma non può far nulla e passiamo in vantaggio noi. Teo Hernandez allunga la falcata, poi con il tacco ricomincia da Fred, dentro per Lingard, c'è in mezzo Immobile, servito adesso! E come all'andata, Ciro Immobile segna in qualsiasi modo, qui l'angolo era nullo, ma lo ha trovato lo stesso. 1-1 al 37esimo. Proviamo a reagire subito col Kun, che apre in zona Vidal. All'indietro, ottimo il pallone per Dybala che cerca la giocata, in qualche modo la palla gli rimane, poi in buca ancora, per Vidal, Donnarumma! E poi Lindelof prima di Dybala, che aveva inventato la gioia. Palla magica per Vidal, che non è stato freddo di fronte al portiere dello United. Ed ora Florenzi a rimorchio per McTominay. Lo scambio con Lingard. Fred sterza su Van Dijk. Sempre Fred. Affonda, non lo marca nessuno. 2-1 Manchester. Poi accade questo, non lo marca nessuno. I Red Devils ribaltano la situazione. Parte Lingard verso Jones di sponda e Kluivert
Se c'è una cosa che Kluivert non ha in carriera è il tiro, e lo ha dimostrato. E qui rischia di segnare in questo modo. Sterza con Insigne che lo contiene, poi Arthur. Bravo Tierney che porta via il pallone al centrocampista neo-Juventus. E riparte Tierney in contropiede col Kun che va profondo, con la palla verticale che è perfetta. Non esce Donnarumma, in area, Agüero su Donnarumma, che è riuscito ad ipnotizzare il Kun. È uscito con i tempi giusti. Dobbiamo ripartire, arrivo verticale su Kent, che si muove bene e apre bene. Deve scappare Agüero e lo deve servire Pellegrini. Palla verticale per il Kun, che è uno contro uno con Donnarumma ancora. Corre Agüero, in area, c'è Florenzi su di lui e lo ha chiuso Florenzi, che fa rinvio. Tierney prima di Messi, tiene botta il 28. Pellegrini su Agüero, che va via bene, poi viene chiuso da Jones e si rifà male. È uno scherzo. Siamo su scherzi a parte. Quando gioca si fa male. Qual è il problema, Kun? È rimasto giù. Ed è finita la partita. Arthur. Insigne chiude. Ultimo minuto. Pellegrini. Kun si è rialzato. Servito Kent. Servito Kun, che però non sta bene. Lascia ancora Kent. Poi riparte. Non sta bene, ma c'è Agüero destro, Donnarumma. Non è vero mai nella vita. Finisce così. Finisce così. Sono tredicesimi però. Capite? Allora, che questa serie sia buggata, lo si capisce dal fatto che la Roma è prima in classifica, con una squadra sicuramente importante, ma che non è a livello di Liverpool, Borussia Dortmund, Manchester United, che sono giù, perdono con chiunque, poi arrivano queste partite e non riusciamo a segnare né in un modo né nell'altro. Ditemi la vostra, ma siete sempre molto comprensivi, vi ringrazio anche per questo, perché vi accorgete di quanto questa serie almeno sia fatta male, di quanto FIFA stia facendo male in questa serie, perché per il resto, FIFA... Sì, ok, è fatto male, ma io ho fatto tranquillamente una carriera quest'anno, che vi ho anche raccontato, quella con la Roma, ho raccontato le vostre, insomma, tutto legale, più o meno come tutti gli anni, forse qualcosina peggio. Però, cioè, questa serie qui ti porta veramente all'esaurimento nervoso. Sconfitta contro lo United, e quindi, vabbè, cioè, io non la commento, perché poi facciamo gli stessi discorsi che facciamo da tutto l'anno. Se volete un commento a questa partita, mettete in pausa questo episodio, prendete un qualunque scorso episodio e vi giudicherò questa partita nello stesso modo in cui la giudicherei oggi. Tranquilli proprio. Il mio di Buffon, stranamente preciso per Tierney, che riesce anche a prolungare per Agüero. Dentro c'è Gnabry, anche Dybala, rimorchio Aribo. Palla per l'11 che gira nuovamente verso Agüero al volo. Adan la lascia lì e segna Dybala. Ancora Paolo Dybala. Due gol in tre partite in questo episodio. Una media mai avuta in questa stagione. 1-0. Palla a cercare Aribo, che arriva bene sul pallone. Lo protegge e lo affida Damian. Poi Gnabry. Dybala, cioè solissimo Tierney a sinistra, l'apertura arriva in mezzo a Agüero, sul secondo palo Gnabry, la palla è morbida per il Kun, che ci arriva e schiaccia in porta. È 2-0 col sedicesimo gol in campionato di Sergio Agüero. Porta a spasso il pallone Gnabry, sale a destra Mian, dentro c'è Agüero, anche Aribo che ha seguito l'azione. Mian si mette in proprio, decide che fa tutto da solo, poi affonda il tackle Marcelo, non lo mette giù, c'è comunque Aribo che spacca la porta e segna un meritatissimo 3-0. Sono contentissimo per Aribo, perché voi non vedete tutta la partita ma soltanto gli highlights. Io vi posso assicurare che questo calciatore è stato il migliore per rendimento, qualità, rendimento, no? Sia chiaro, il migliore in questa stagione. Pazzesco per recupero palla, per proiezione offensiva, assist, anche qualche gol, questo anche molto bello. Botta di sinistro e 3-0 per i Rangers, che stanno demolendo l'Atletico Madrid. Vidal arriva dentro, Dybala lo vede, cerca il tocco per il cileno che la mette giù contro il portiere, la piazza e fa 4-0. Poker dei Rangers, segna anche Arturo Vidal. Parte Vidal verso Van Dijk, ancora il capitano, sempre di testa sul calcio d'angolo. Aveva segnato così al Real Madrid il suo primo e unico gol in stagione. Fa 5-0, manita col gol del 4.
Dybala sta partendo Insigne senza palla, c'è anche spazio e tempo per il 24, che corre, affonda e calcia in porta per chiudere il primo set e record assoluto sulla vittoria più larga in questa stagione. È 6-0 con la firma di Lorenzo Insigne. E finisce così, record per i Rangers, 6-0 contro l'Atletico Madrid, una vittoria senza senso, che non sarebbe dovuta esistere, però il discorso su FIFA ve l'ho già fatto prima della partita, quindi ho messo già le mani avanti. Mi auguro una cosa, perché abbiamo chiuso comunque con il sorriso l'episodio, mi auguro che su FIFA 21 leghe del genere non siano così buggate, continuo a usare questo termine che forse rappresenta al meglio l'idea di molti, perché mi piacerebbe riportarla poi su FIFA 21 una cosa del genere. So che anche a voi piacerebbe perché me lo chiedete continuamente, vorrei partecipare, come si partecipa? Qui, grazie al gruppo Telegram, che tra l'altro è stato anche accantonato da me, pardon, perché poi non riesco a seguire tutti i social, ovvero qualsiasi social a parte Instagram, che è quello che seguo maggiormente oltre a YouTube, perché sono molto impegnato, lo sapete, con lavoro, passione, eccetera. Detto questo, chiudiamo l'episodio con la classifica. Siamo a pari punti con il Paris Saint-Germain, che ha sempre una partita in meno, non so quando la recupererà, ma conta poco a questo punto, perché siamo comunque fuori da qualsiasi discorso europeo o altro. Classifica che è la seguente, ve lo dicevo, c'è una squadra come la Roma, comunque sia, per quanto rinforzata, non può lasciare a 30 punti di distanza il Liverpool, squadre come lo United che è a 45, insomma ho affrontato molte squadre forti in questa stagione e le vedo giù in classifica, questo è la fotografia. Poi è il Celtic, che forte non è, ma che ci ha messo in difficoltà in entrambi gli Old Firm. Comunque vi ricordo, prima di salutarvi, con il calendario che leggete, Barcellona e Milan per chiudere l'episodio e la serie, soprattutto per chiudere non l'episodio ma la stagione, volevo dire, e conseguentemente la serie. Ci vediamo su FIFA 21 con la carriera, questo volevo dirvelo ufficialmente, ricordarvelo a chi me lo chiede continuamente, anzi aspettatevi a breve anche il trailer della nuova carriera, ovviamente aspettiamo FIFA 21 e poi partiremo sempre ad ottobre come siamo abituati noi, considerando che siamo a fine settembre e appunto stiamo chiudendo rigorosamente una serie su FIFA 20, che è un extra, questa qui non è considerabile carriera ma già lo sapevate. Non mi dilungo comunque ulteriormente, vi ricordo un paio di cose al volo, oltre appunto a Bidu che vi lascio in descrizione, vi consiglio di iscrivervi tramite il link che vi ho lasciato appunto per quelle 10 puntate gratuite che vi convengono e che vi cambiano la vita in chiave acquisti. Detto questo però, iscrivetevi al canale per rimanere sempre aggiornati sui video in uscita, attivate la campanellina, lasciate like se il video vi è piaciuto, come sono solito fare alla fine del video, se siete arrivati a questo punto commentate con hashtag 6-0, scritto proprio a lettere, 6-0, non mi chiedete perché, però è la prima cosa che mi è venuta in mente. Detto questo vi saluto, un bacione, seguitemi su Instagram, è cosa importantissima, never give up e bella regà, alla prossima!